Cari amici di Vox Italia TV, benvenuti a un nostro nuovo grande appuntamento. Sono molto felice di presentarvi l'ospite di oggi, che è il professore Giulio Tarro. Salve professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Ecco, professore, ha visto che ieri il Premier Conte ha prorogato lo stato di emergenza, una soluzione questa che perfino alcuni costituzionalisti come Sabino Cassese hanno valutato impropria. Lei che idea si è fatto di questa scelta del Premier? Ma dal momento che tutte le altre nazioni in Europa hanno aperto, non c'è motivo che noi chiudiamo. Per cui c'è sempre questo problema di base, che facendo questo si cerca, per così dire, di darci una riduzione della nostra libertà. Non c'è una motivazione logica e scientifica per fare questo. Senta, alcuni suoi colleghi, penso a Zangrillo, sono finiti nel mirino della grande stampa perché hanno dichiarato anche recentemente che il virus non circola, eppure continuano questo allarmismo mediatico. Come se lo spiega lei? Chi ha ragione? Ma veda, c'è un primario come Zangrillo, non vede i pazienti perché non ce n'è in terapia intensiva di cui lui si occupa, che può dire che effettivamente fa una constatazione: non ci sono casi gravi tali da essere ricoverati nel suo reparto. La circolazione ovviamente del virus può ancora esserci, ma certamente noi come curva cosiddetta epidemica, la famosa gaussiana, abbiamo finito. Ci sono dei casi in gran parte che vengono da fuori e quindi vanno bloccati, per così dire, alla frontiera. Ci può essere qualche caso di italiano, tra virgolette, commerciante che va e viene e poi lo può riportare chiaramente dalla nazione da cui viene. Il virus dovrebbe avere perlomeno la coscienza, l'etica di sapere che se un soggetto ha episodi febbrili o di difficoltà respiratorie deve, per così dire, stare in isolamento. Professore, ieri abbiamo ascoltato la testimonianza di una donna che ha dichiarato di essere risultata negativa a due tamponi e poi essersi ripositivizzata. È possibile che accadano cose di questo tipo? Ma il problema di questo fatto del tampone è un problema legato fin dall'inizio, dal Mulli, che è lo scopritore del tampone, ha detto sempre che non deve essere usato per la diagnostica. Noi non siamo altro che misurare un acido nucleico che nel caso specifico della signora probabilmente non ha nessun significato se non di un acido nucleico appartenente ormai a un virus morto. Se lei soprattutto ha fatto gli anticorpi, che sembra sistema, diciamo, di diagnosi sierologica valido, avremmo, per così dire, avuto la prova del 9, come è successo nella Corea del Sud, che già da tempo ha pubblicato un paio di mesi fa su Nature che i soggetti che sono positivi per il coronavirus, perché hanno sviluppato gli anticorpi, chiaramente se dovesse esserci un tampone positivo, deve essere considerato come un falso positivo. Senta, dentro la comunità scientifica si discute della possibilità di questa famigerata seconda ondata. Ma proprio stamattina l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato, per così dire, una circolare in cui bisogna considerare l'epidemia ormai globale, quindi mentre ogni nazione ha la sua curva gaussiana, la sua curva epidemica, deve essere considerata la sommatoria di tutte queste curve e quindi eventualmente avremo una sola grande ondata totale e per cui alla fine, diciamo, non ci sarà una seconda ondata. Ha l'impressione, professore, che i grandi media abbiano bisogno di tenere viva l'emergenza o è complottismo questo? No, io penso che assolutamente non è complottismo, nel senso che effettivamente c'è questa informazione che è guidata poi dai politici che ovviamente non hanno intenzione di perdere la sedia, per così dire, quindi finché dura il coronavirus durano loro.
Senta, ma quali sono praticamente gli interessi intorno alla prosecuzione dell'emergenza? Ci sono interessi farmaceutici, ci sono interessi di grandi case multinazionali? Ma io presumo che ci siano degli interessi sicuramente, intanto dai cosiddetti consigliori, che addirittura da noi sono, se non sbaglio, 450, e poi ovviamente questi suggerimenti per i politici, a loro volta, finché rimangono al loro posto, sono loro a governarci, e quindi diciamo, penso che questo sia degli interessi sufficienti, e poi ovviamente ci sono dei collegamenti legati alla Big Pharma, nessuno li può escludere, soprattutto se questi poi sfoceranno in degli interessi vaccinali o di farmaci, cose simili. È vero, professore, che all'inizio dell'emergenza furono sbagliati i protocolli terapeutici? Proprio ieri, al mio gruppo è stato pubblicato un lavoro, il nuovo coronavirus, diciamo, è responsabile di una malattia coagulativa con trombosi diffusa del sistema vascolare, quindi ruolo fondamentale della terapia antitrombotica. Questo è stato appena pubblicato su International Journal of Current Research, un buon impact factor circa 8, e per cui diciamo, la collaborazione tra l'ospedale di Nocera Inferiore e l'ospedale Cotugno ha partorito una prova scientifica clinica di quanto purtroppo è avvenuto, perché ci si pensava è soltanto alla polmonite interstiziale e non ai tromboemboli che circolavano ed erano in grado poi di colpire gli organi vitali. Se si fossero fatte le autopsie subito, questa evidenza scientifica si sarebbe colta. Ah, senz'altro, infatti, una volta che si sono fatti, questo risultato è stato legato proprio a questa osservazione. C'è una responsabilità del Ministero della Sanità intorno al fatto che non si è proceduto subito a identificare la vera causa della morte di questi pazienti. Diciamo pure che il Ministero non ha detto non fatelo, ha consigliato a non farlo. Poi doveva essere una decisione del medico. Senta, professore, c'è anche un altro aspetto, c'è molto allarmismo, c'è tanta paura, però in realtà i morti veri quotidianamente da coronavirus sono davvero molto pochi. Come si fa a giustificare dal punto di vista scientifico la prosecuzione di questa emergenza di fronte a un numero di morti che non supera quelle delle dita di una mano? Dico, non c'è dentro la comunità scientifica il senso del limite e della misura. Ma purtroppo, come vediamo, non esiste. Addirittura si pigliano le informazioni dagli altri paesi che magari chiaramente sono in piena epidemia e per giunta hanno una popolazione 10 volte la nostra, per dire poi eventualmente che ci hanno tanti morti. Invece i morti per loro sono addirittura minori di quelli nostri che ci sono stati. E quindi ci sono veramente delle bugie fin troppo evidenti in tutta questa situazione. Non capisco perché soprattutto l'informazione sia, per così dire, allineata su questa linea, che è una linea addirittura di falsità intellettuale. C'è stato un congresso, un incontro lunedì in Parlamento dove alcuni scienziati insieme a dei politici hanno messo in evidenza queste incongruenze. Sono stati subito bollati come negazionisti. Siamo di fronte a una vera caccia alle streghe. Ma veda, io sono stato presente a questa riunione al Senato della Repubblica. Sono stato presente con studiosi, per così dire, di ampia apertura mentale, quindi di possibilità di non essere tutti allineati con le stesse idee. E si è dibattuto abbastanza tranquillamente. Non vedo perché poi, già diciamo, una parte della stampa, ovviamente, già presa, abbiamo parlato prima di disonestà intellettuale, ovviamente ha cambiato le carte in tavola, come la stanno facendo da sempre. Però riescono ad intimidire la gente. Ecco, anche Bocelli adesso sembra avere calibrato il tiro come se dovesse giustificarsi per le cose dette. Cioè, ha l'impressione
che questa macchina venga messa in moto proprio con l'obiettivo di intimidire le persone e, come dire, fare in modo che tutti raccontino un po' la stessa storia e gli stessi diano le stesse risposte, le stesse spiegazioni. Allora, dice proprio bene questo aspetto, perché purtroppo il problema è tale che se dovessero cambiare salterebbe tutto, perché nel castello, in questo caso in aria, che hanno costruito. Purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione abbastanza grave sul piano della ricerca scientifica, dell'applicazione clinica. E quindi in un certo senso io presumo che sarebbe il caso che tutti questi comunicati che tendono esclusivamente a fare di questo il virus della paura, quindi che sono comunicati che sono abbastanza, per così dire, mirati a destabilizzare i soggetti, e non tutti hanno diciamo, le spalle larghe o la conoscenza per non essere, per così dire, travolti da questa informazione, e per cui presumo che sta giunta questa informazione così deleteria sia anche tale da stressarci e da farci abbassare lo stato immunitario per aprire la porta non solo al coronavirus, ma tanti altri microrganismi, anche alla trasformazione cellulare. Purtroppo lo stato immunitario potrebbe essere misurato, però a noi basterebbe anche misurare lo stato mentale, che è quello e viene a, diciamo, a risentire soprattutto i soggetti che chiaramente non hanno la forza, per così dire, la conoscenza di sapere e di saper distinguere, no? Da questa informazione, che poi io suggerisco, spegnete queste o non leggete queste stupidaggini. Lei ha mai avuto l'impressione di essere personalmente nel mirino di questi poteri? Ah, sicuramente, perché tenga presente in particolare che io fin dall'inizio, diciamo, delle notizie da parte della Cina mi sono interessato a questi aspetti, e ho preso, e fortunatamente subito ho scritto e pubblicato, siamo già a fine gennaio, e poi successivamente ovviamente sono attaccato per quello che avevo scritto. Tra l'altro, già allora io ho parlato di sieroterapia per questa situazione, da allora avevo ovviamente parlato della diagnosi ematica. Tutto sommato io sono stato sempre in linea, tenendo in considerazione, ecco per cui sono stato attaccato, però certe cose non si possono negare, soprattutto la storia di quello che è già avvenuto, c'è tanto, per così dire, di legalizzazione di quello che è stato fatto. Io ero presente al colera di Napoli, ho identificato il periodo sostanziale quando morivano i bambini 79 colpiti dalla bronchiolite, non si sa da quale male oscuro. Sono stato il primo all'ospedale Cotugno, da primario, a accettare la nuova metodologia diagnostica, prima ancora dell'ELISA anglosassone, la possibilità di uscire già allora la plasmaferesi, quando non c'erano ancora i farmaci salvavita, che sono venuti 14 anni dopo, cioè nel 97, rispetto all'isolamento virale dell'83. Poi ancora la suina, la viaria, sono state, diciamo, diagnosticate al Cotugno, prima regione in Italia, la Campania, per numero di soggetti, ma perché c'era la buona sanità di poter collegare gli influenzati a questa situazione, isolando il virus. Quindi quello che è importante è sapere che cosa uno ha fatto, sapere che cosa bisogna fare. E quindi poi in questo caso è abbastanza semplice, cosa che ho fatto dall'inizio, rifarsi alle esperienze cinesi. I cinesi sono stati pure da noi in delegazione in Italia a febbraio, hanno anche già da allora suggerito quello che loro avrebbero pubblicato poi a fine marzo per quel che riguarda la sieroterapia, perché parliamo appunto di terapia, hanno detto tanti altri dettagli che potevano riguardare dall'uso dell'antimalarico, la ciclorochina, all'associazione con l'antibiotico, eventualmente l'importanza di utilizzare cortisone e deparina per evitare appunto i tromboemboli. Il Tribunale di Roma, il TAR, ha obbligato il governo Conte a pubblicare
a rendere noti i verbali del comitato tecnico-scientifico posto alla base dei DPCM dello stesso Conte. La visione di questi verbali era stata negata ai giuristi dell'Istituto Einaudi che ne avevano fatto richiesta. Ma cosa hanno da nascondere? Perché li vogliono tenere nei cassetti queste carte? Non si ha presente cosa era successo nel nostro, diciamo, momento tra l'apice dell'epidemia a fine marzo, venga presente come si parlava di queste vittime a migliaia quasi quotidiane, quando eventualmente l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto un approfondimento su queste cartelle delle vittime e nelle prime 909 cartelle studiate, soltanto 19 erano i casi legati a morte da coronavirus. E poi questo è avvenuto anche in successione, anche il 21 maggio c'è stato un altro bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità che ha parlato, in questo caso avevamo già 30.000 vittime, loro l'hanno studiata, su 3.000 rotte cartelle loro hanno trovato, in questo caso soltanto 124 soggetti morti per il coronavirus. Il resto, il 95,9%, era legato ad altre patologie. E questi sono dati, diciamo, che poi sono continuati. Se noi pensiamo all'ultima mia conoscenza del 23 giugno, in particolare con il 50% della mortalità solo per la Lombardia, bene, questi ormai 36.000 vittime totali. Da 124 siamo stati a 148 quelli morti per coronavirus. E quindi diciamo che queste cose vanno conosciute, perché poi se ci sono altre patologie, una, due, tre patologie, quelle tumorali, quelle cardiocircolatorie, quelle metaboliche, diabete, altre patologie dello stesso polmone, del rene, del fegato, allora cambiamo le carte in tavola in sostanza. Professore, quando mesi fa eravamo nel pieno del problema, in regime di lockdown, alcuni presunti esperti dissero che se l'Italia avesse aperto tutto sarebbero arrivati 150.000 malati in terapia intensiva. Poi è successo esattamente il contrario, è finito il regime del lockdown e il virus se n'è andato. Come si spiega questa apparente incongruenza? Ma io penso che chiaramente quelli che avevano fatto queste predizioni avevano sbagliato. Ovviamente non si sono rifatti a quello che era l'andamento dell'epidemia in Cina, dove a metà marzo era già finita, e non si sono fatti nemmeno, per così dire, hanno preso in considerazione quello che rappresenta appunto la famosa curva epidemica, che può essere come variata dalle differenti nazioni, a seconda, diciamo, come è circolato il virus. Certamente non ci dobbiamo meravigliare, che mentre noi siamo arrivati in estate a fine dell'epidemia, l'epidemia è cominciata con l'inverno in Brasile, e così c'è sempre, diciamo, da girare il mondo per prendere coscienza di quello che sta succedendo, e soprattutto sui numeri, che i numeri dei 50 stati degli Stati Uniti ovviamente sono diversi negli stessi stati, devono anche considerare il rapporto alla popolazione e il rapporto, diciamo, a noi, loro hanno poi sicuramente meno mortalità di quello che viene, diciamo, fornita all'uditore o al lettore. Quindi teniamo in considerazione tutto questo, cerchiamo di essere, diciamo, onesti intellettualmente, soprattutto informati scientificamente. Tutto il resto, diciamo, non ha nessun significato, anche questa situazione del prolungamento, per così dire, di questa, cioè di queste restrizioni, l'Italia unica non ha proprio senso. Ogni tanto si ha l'impressione che questo virus non sopporti, tra virgolette, i sovranisti, perché sappiamo che è molto attivo negli Stati Uniti di Trump, nel Brasile di Bolsonaro, cioè in tutti, nell'Inghilterra di Johnson, cioè in tutti quei paesi che sono governati da personaggi politici che non piacciono all'elite progressista. È uno scherzo questo? È una casualità? O c'è un po' di malizia, diciamo, nel notare queste cose? No, io penso invece che non c'è nessuna malizia. Purtroppo si fa politica anche attraverso questi mezzucci. L'importante è vedere quello che è la parte terminale di questa epidemia. Come abbiamo visto che la Svezia non ha chiuso niente e non hanno avuto nessun problema economico soprattutto. Abbiamo visto già che hanno ripreso le scuole già a maggio
in Danimarca, lo stesso in Austria e così via. Si è detto un sacco di stupidaggini, per esempio sulla Germania, che è quello che ha avuto una mortalità inferiore all'1%, che ha utilizzato sia l'antimalarico sia soprattutto la sieroterapia. E quindi in un certo senso ci sono delle poi spiegazioni, perché problemi non ce ne sono, perché si va allo stadio a vedere giocare il calcio, non sono questi assembramenti così pericolosi quando il virus non circola. Basta tenere presente di utilizzare quello che si è sempre fatto dal 430 avanti Cristo con la prima peste di Atene, a quella di una manzoniana memoria, per sapere che l'individuo ovviamente va, per così dire, isolato, individuo vita il paziente e poi soprattutto, diciamo, va data la famosa quarantena. La quarantena nel caso specifico di questo virus è soltanto di 2 settimane. Professore, c'è gente che dà segni di isterismo. Noi vediamo in rete immagini di persone che si scagliano contro altri senza mascherina, come se fossero, diciamo, causa di chissà quale pericolo. Però all'inizio anche, diciamo, le nostre massime istituzioni sanitarie dicevano che la mascherina era inutile se non dannosa. Poi all'improvviso hanno cambiato racconto, hanno spiegato che è indispensabile, hanno fatto lo stesso con i guanti. Prima dicendo che erano indispensabili, poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che sono dannosi. In definitiva, servono questi guanti, queste mascherine o sono solo, diciamo, mode del momento che vengono proposte da funzionari che non sanno bene quello che dicono, poiché cambiano opinione con una rapidità sospetta? Proprio ragione, pensiamo ai guanti. I guanti effettivamente bisogna pure, non solo così dire, indossarli, ma poi bisogna toglierli. Quando si tolgono diventano i problemi. E chiaramente a un supermercato non ci sono di questi problemi. È importante ovviamente non tastare quello, i vegetali, la frutta, è sufficiente. Però per quanto riguarda l'aspetto virologico, la stessa OMS ormai li ha tolti di mezzo. Per quanto riguarda le mascherine, lei ha detto benissimo, effettivamente all'inizio il consiglio era soprattutto per chi era già contagiato, per evitare lo spargimento del virus, e per gli operatori sanitari che ovviamente avevano a che fare con i pazienti o con o quelli potenzialmente tali. Per cui il cambiamento di questo, soprattutto che noi è coinciso con l'estate, non ha proprio significato il fatto che noi siamo stati produttori di mascherine, sappiamo quanti già, diciamo, problemi ci sono stati a livello, per così dire, di nulla osta o meno, o per la produzione, eventualmente poi per rindossarli. Quindi anche nell'estremo oriente, quando si è portata la mascherina, si è portata semplicemente da chi è già raffreddato, influenzato in questo caso, è affetto dal coronavirus. Ma poi per il resto non c'è un motivo particolare, soprattutto all'aria aperta, per quanto riguarda molti dei pazienti attualmente sono asintomatici, quindi non sono in grado di contagiare, non hanno una carica virale tale. Per cui ci sono un sacco di conoscenze che ovviamente trasferiti attraverso gente che non è della materia, figuriamoci ai governanti che si attaccano al coronavirus per restare al loro posto più a lungo possibile. Insomma, quindi possiamo dire che obiettivamente c'è un clima di paura che è più mediatico che è reale. Ma in definitiva questo coronavirus è poi così una tragedia, è così grave, è così pericoloso? Insomma, cos'è per davvero? Merita tutta questa paura, questa attenzione o alla fine, diciamo, è un pericolo che si può gestire? Ma io le voglio dare semplicemente, tanto per cambiare, i dati dei cinesi, che hanno parlato di questa possibilità, per così dire, di contagiarsi, nel caso, diciamo, fra 2 e 3, ognuno, diciamo, dal contatto iniziale. Ebbene, quando sono andato a fare le percentuali di mortalità, in particolare si è parlato appunto di questa percentuale che poteva essere da 2 a 6, dal 3 al 4%, che però questi dati sono stati poi rivisti proprio da Fauci e pubblicati in un giornale medici, e lui ha studiato 1099 pazienti cinesi provenienti da 552 istituzioni ospedaliere e ha trovato che la mortalità per il coronavirus era al di sotto dell'1%. Quindi in certo senso, se noi lo paragoniamo soltanto alle SARS precedenti, quella prima del 2002-2003,
una mortalità del 10%, 774 vittime su oltre 8.000 contagiati. La MERS è quella la famosa del Medio Oriente, qui purtroppo diciamo, la mortalità è, si è parlato del 36%, ci troviamo di fronte a situazioni che questa praticamente è un'infezione un po' più grave della normale epidemia influenzale, però appunto la mortalità nei paesi che hanno subito adottato le terapie sufficienti all'inizio, cioè nel normale svolgimento di questo raffreddamento febbrile e poi successivamente utilizzando la sieroterapia, nei casi più gravi hanno avuto una mortalità al di sotto del 1% per i Germani, per la Corea del Sud, per alcune situazioni tipo Taiwan e via di seguito. Insomma, non c'è stato questo problema che abbiamo creato noi, addirittura con 28 morti a uno tra Lombardia e Germania, in sostanza. Questi sono poi Questa purtroppo. attesa messianica per il vaccino ha un fondamento scientifico, e anche questa è una suggestione di Mas. Ma credo che sia del tutto ingiustificato, considerando che attualmente, diciamo, un vaccino per questo coronavirus non c'era perché non è stato fatto dopo la prima SARS, non è stato prodotto dopo la seconda SARS, ed ora, diciamo, con moltissimi laboratori che cercano appunto di utilizzare un vettore a DNA per quel che riguarda appunto questo virus RNA, o lo stesso RNA del virus, o le proteine specifiche, soprattutto non quelle accessorie, ma quelle di base strutturali, e quando sarà non avremo fatto altro che trovare, per così dire, quello che già abbiamo a portata di mano, ossia gli anticorpi specifici che sono quelli che salvano soggetti che, diciamo, in fase più critica, che rappresenta il 4,7% di tutta questa, diciamo, infezione. Professore, possiamo chiudere mandando un messaggio di serenità a chi ci ascolta, dicendo che la paura di sicuro nell'affrontare questa pandemia non aiuta per nulla, e che bisogna invece affrontarla con fare deciso, serio, però senza lasciarsi trascinare da un vortice di paura che allo stato non sono scientificamente sensate. Ma senz'altro, anche perché sappiamo che gli studi scientifici, anche quelli pubblicati più recentemente a fine maggio, hanno dimostrato che i raggi ultravioletti del sole, perciò sia al mare che ai monti, distruggono il virus in pochi minuti. E questo dovrebbe, diciamo, consolarci, vedere bene, diciamo, in prospettiva questa situazione, che praticamente deve essere considerata tale che non diciamo, che ognuno. Le curve epidemiche dei vari paesi, soprattutto in Europa, hanno finito, per così dire, la maggior parte della fase critica, e quindi diciamo, basta sicuramente controllare quelli che possono venire alle frontiere, perciò dall'esterno, che sono quelli che eventualmente che possono darci di nuovo una ripresa di un'epidemia che però troverà già una popolazione in gran parte, diciamo, immunizzata, e soprattutto sappiamo per quelli che si possono ammalare adesso che cosa bisogna fare, dall'antimalarico all'antibiotico, addirittura all'anticorpo specifico. Grazie professore Tarro per essere stato con noi, speriamo di riaverla presto per commentare gli sviluppi di questa situazione che ad oggi appare obiettivamente paradossale. Grazie ancora. Bene, Specialità, grazie a voi. cari amici di Vox Italia TV, abbiamo sentito dalle parole del professore Tarro, uno dei luminari di maggiore prestigio nell'ambito della virologia, virologo vero, a differenza di altri che si spacciano per virologi, ma virologi non lo sono mai stati, ci ha spiegato che questo clima di panico, di isteria è del tutto ingiustificata. Mi auguro che il messaggio del professore Tarro possa in profondità scuotere le coscienze, specie di chi è caduto dentro un clima di comprensibile ansia a causa di un martellamento mediatico che non accenna a diminuire. Vi ricordiamo che Vox Italia TV è un progetto editoriale libero, indipendente, senza padroni, senza editori, senza finanziatori, per cui i nostri editori
Siete voi, l'unico modo che abbiamo per proseguire in questa avventura è rappresentato dal vostro sostegno anche economico. La regia ha mandato in sovrimpressione i numeri, i riferimenti per donare in nostro favore. La libertà ha un prezzo, ma basta poco per garantirsi degli spazi davvero limpidi, davvero diversi, davvero liberi, davvero non manipolati come questo che noi ogni giorno curiamo nell'interesse esclusivo di chi ci guarda. Alla prossima!